bentornati a PCS, l'unico inimitabile show del calcio dilettantistico. Voglio solleticare i ragazzi dell'Atletico Monte Spaccato, soprattutto per quanto riguarda un vostro amico, un vostro giocatore, ovvero Jacopo Cursi. Ora, vostro portiere. Ora ho capito perché lui è un bravissimo portiere. Come possiamo vedere dal mio monitor, eccolo, sa dove mettere le mani. Ora, questa è la prima. È la prospettiva, Matteo. È la prospettiva, siamo alla seconda. Qui le mani sa qui. Dove mettere. Ecco, mister Caporaletti, la domanda sorge spontanea. Io potrei diventare un bravo portiere? Aspettate un attimo però. Un matrimonio così, attenzione. Una cucina nuova, un casino. Matteo, hai visto che cosa hai tirato fuori? Allora, non si è sentito perché non era il microfono. Spieghiamo un attimo che c'è un dramma in atto qui. Perché, Qui è successo qualcosa di importante perché Jacopo Cursi ha comprato adesso la cucina nuova con la ragazza, quindi aia. Potrebbe succedere qualcosa con queste foto che ti hai fatto vedere. Matteo, hai rovinato un matrimonio. Tu te preoccupi delle mani, Matteo. Matteo è imbarazzato da questo. Senti tutta la responsabilità sulle spalle. Adesso paga lui tutto, no? Tutti i mobili. Ok, mentre inizio a firmare i cambiali nel dubbio, comincio. Ecco. Ce l'ho sotto gamba. Passiamo a vedere cosa è successo in seconda categoria. Partirei dal girone A. Andiamo su pontinacalcioshow.com. Oggi non ne esco vivo, ne sono sicuro. Primo il Lanuvio, Campoleone che non va oltre l'1-1 con l'Atletico Ostiense. Segue la coppia al Centro Sportivo Primavera, Pro Calcio Cecchina, quest'ultimo vincente contro la Virtus Campo di Carne. Per quanto riguarda invece il girone L, nel big match il Certosa batte il Bellegra per 3-2, si porta al secondo posto a 3 lunghezze dalla capolista, terza piazza per il Palestrina, battuto per 2-1 dal Real Centocelle. Grazie Matteo, allora andiamo proprio a gustarci il big match di seconda categoria, prima contro seconda il Certosa batte per 3-2 il Bellegra e ravviva la corsa al vertice. Vediamo il servizio proprio di Matteo Lupini. Nel giorno del Super Bowl, al Certosa di Roma va in scena il big match tra la squadra di Mister Russo e la capolista Bellegra. Sono proprio gli ospiti a dare il via allo spettacolo, prima col filtrante di Spoletini per Cera, che prova a metterla in mezzo, ma Amato intuisce e para in due tempi. Poi l'ottavo, con l'angolo dello stesso Spoletini. Amato intuisce ma non trattiene e nel marasma Titocci porta in vantaggio i suoi. 1-0 Bellegra, ma il Certosa prova a reagire con la lunga gittata di Valente per Ranalli. L'11 entra in area, ma al momento di concludere non inquadra la porta. Al 16esimo poi, sulla punizione battuta da Palombi, Todino di testa non finalizza al meglio. Gli ospiti provano a raddoppiare poco dopo con Titocci e il suo destro insidioso, che termina fuori di un soffio. Rispondono i padroni di casa prima col filtrante di Guglielmo per Colagrossi che conclude, ma l'arbitro ferma tutto per offside. Al 27esimo poi, Ranalli ci prova da fuori area, mandando la sfera ben oltre la traversa. I neroverdi vogliono il pari e alla mezz'ora, su punizione, Palombi punta direttamente alla porta. San Camillo respinge, ma Colagrossi, da due passi, firma l'1-1. A fine tempo il Bellegra ci prova col traversone di Spoletini, sulla deviazione di Guglielmo la sfera arriva a Carpentieri che dalla distanza non c'entra lo specchio. Con il risultato ancora in bilico, nella seconda frazione gli ospiti partono in quarta col filtrante di De Santis per Carpentieri che controlla e poi si coordina per il suo mancino, con cui costringe Amato a parare in tuffo. Il Certosa torna alla carica e lo fa prima col traversone di Ranalli, respinto da San Camillo. Poi al 59esimo con rapido scambio tra Ranalli e De Luca che apre per Pacelli, Marocchini in scivolata salva la propria porta. Gli uomini di Russo non mollano la presa e Ranalli, da fuori area, costringe San Camillo a parare in due tempi. Ma al 69esimo Conti apre per Pacelli che si coordina e con un destro porta in vantaggio i suoi. 2-1, ma gli ospiti tentano la reazione con un'azione corale, con Saulini che per un soffio non inquadra la porta. All'82esimo è la volta del traversone di Saulini, deviato da Amato, che arriva a Marocchini. Il 2, per un contatto con Dialuce, ottiene il penalty tra le proteste dei padroni di casa. Dagli 11 metri, Pascucci, con freddezza, spiazza Amato. 2-2 e la gara, negli ultimi minuti, s'accende del tutto. Il Bellegra ci prova con la lunga gittata di De Santis per Spoletini, che in aria controlla e si coordina per il suo mancino, ma sciupa una grande occasione. Gli ospiti poi, per un fallo di Marocchini su Coico, si ritrovano in inferiorità numerica per la seconda ammonizione del numero 2. In pieno recupero per il Certosa arriva una grande opportunità. Su punizione battuta da Ranalli, la sfera arriva a Dialuce, che da due passi firma il gol della vittoria. 3-2 e dopo 6 minuti di recupero si chiudono le ostilità. Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Mister Russo. Nulla da fare per il Bellegra, che esce da questo big match a testa alta.
Allora, abbiamo visto un grandissimo big match che riapre i giochi, soltanto 3 punti dividono Certosa e Bellegra. Matteo, che partita è stata? Un big match al Cardiopalma, le due squadre non si sono risparmiate, alla fine a decidere sono stati gli errori difensivi, di cui il Certosa ha saputo approfittare maggiormente. Ora, chiaramente è un momento importante per entrambe le squadre, soprattutto adesso per il Certosa che ha il vento in poppa dopo questa vittoria. Come è stato vissuto questo successo lì a bordo campo, Matteo? Di sicuro questa vittoria rappresenta un crocevia importante per il campionato del Certosa. Ancora una volta il fattore campo ha inciso, ottenendo statisticamente parlando il 7° successo delle proprie mura. Ora sono a -3 dal vertice e da questo momento dovremo aspettarci di tutto nel girone L. In questa partita qualche episodio da rivedere, Matteo, se vogliamo far partire le immagini, poi magari ne discutiamo anche con i nostri ospiti in studio, vediamo un po' ebbene, cosa sì. È evidenziato. Iniziamo dal primo tempo, questo fuorigioco fischiato su Colagrossi. Ecco, vorrei chiedere ai amici studio se secondo voi c'era il fuorigioco o meno. Allora lo chiedo a mister Benedetti, che ha l'occhio... l'occhio di falco su queste situazioni. Non può esserci assolutamente fuorigioco. Oh. Perché lì comunque sia il giocatore del Certosa parte in linea con il numero 4 se non mi col numero 3 del Bellegra, sì. E quindi i direttori di gara hanno il dovere di non fischiare qualora si parta in linea, visto che qui non credo che ci siano, c'eravate solo voi come telecamera, no? Non ce n'era un'altra, solo noi. Doveva lasciare assolutamente correre. Beh, non so se sì. Siete d'accordo anche voi in questa circostanza, sì. Caporaletti, sì, ragazzi. Sì. Sembra chiaro. Quantomeno in linea. Sì. Quantomeno in linea. C'era qualcos'altro, Matteo? Sì, c'era il secondo episodio, il rigore procurato dal Bellegra, quello che poi sarebbe valso il 2-2. Se possiamo rivedere le immagini, qui bisogna chiedere se il rigore c'era o meno, perché... Soprattutto i padroni di casa lo hanno contestato e vorrei chiederlo in primis a Caporaletti. Difensore scivoloso, difensore pericoloso. Poi non è proprio questo il modo di andare incontro al pallone. Io gli darei il rigore solo per come è intervenuto. Però l'ha toccato, cioè gli pesta il piede destro. Sì, non si può. Veramente in maniera molto scomposta. Non si può fare una cosa del genere. Io non credo esista... Non capisco, no, non si può fare. Per me è rigore, pure se non lo toccava era rigore. Sai, i ragazzi ridono, Benedetti è d'accordo con questa. Non lo facevo più giocare io con questa. Vabbè. È incredibile come lui entri, cioè se fosse... Non fortunatamente so se... dopo hanno vinto, però vabbè, forse un po' sì, esagerato, però mi sarei arrabbiato tantissimo, insomma. Due allenatori su due sembrano arrabbiati anche da esterni. Anche se poi comunque sia, quelle cose succedono anche in Serie A. Sì, assolutamente. È capitato di vederle sicuramente. Insomma, Matteo, hai visto altre cose interessanti da questo big match? Se mi è concesso, vorrei fare un applauso a entrambe le tifoserie, sia Certosa che il Bellegra, che ieri hanno colorato gli spalti rappresentando in pieno il cosiddetto 12° uomo in campo. Soprattutto come possiamo vedere... Durante le esultanze, guardate, per poco non entravano in campo, ecco, per la gioia. Ecco. L'importante è che insomma non si creino problemi, fin quando ci si diverte nel guardare queste partite anche in seconda categoria, va bene, insomma, senza creare disordini, come credo, no, Matteo, è stato in questa occasione, nessun problema da segnalare. Nessuno. Beh, se lo dice Matteo, siamo tranquilli. Ci fermiamo, piccolo break per noi, torniamo con la prima categoria, fra poco. So che vorresti dirci qualcosa, ti lascio carta bianca, prego. Ringrazio tutti, ringrazio il Bellegra e la squadra forte. Speriamo che quest'anno ci possiamo incontrare tutte e due le squadre in prima categoria. Sì. Vabbè, uguale.